Buongiorno amici, buongiorno. Ben arrivati all'hotel Alexander Bigabice. Allora, dopo una mattinata un pochino uggiosa, oggi pomeriggio è venuto fuori un sole bellissimo, andremo a fare una bella pedalata nella zona delle Marche. Saliremo su a Tavuglia per poi scendere nella zona di Ginestreto, faremo Candelara dove faremo un piccolo stop per... Ecco un altro Roberto, venga, venga Roberto, si accomodi pure in mezzo a noi. Avete visto l'agilità? No, abbiamo subito visto che lei è un professionista della bicicletta. E dicevo, ci fermeremo a Candelara, dove visiteremo la chiesa, e poi da lì ripartiremo e sceglieremo se continuare verso Fano facendo Novilara oppure tagliando verso Pesaro e andiamo a finire sul lungomare che ci riporterà da Pesaro sulla panoramica, dove per finire la giornata ci fermeremo alla tenuta Carlini per degustare del vino e mangiare delle prelibatezze della nostra zona. Ok, tutto qua, partiamo. Grazie, very well. Ciao Robby. Ciao! Ciao! Allora, qui siamo a Tavuglia. Questa è una piazzetta molto particolare perché chi si ferma sotto questa immagine ha dei miglioramenti incredibili. Può quasi diventare andrà un po' più forte, via. Campioni è una parola grossa, però adesso vedrete i benefici che avrete da un chilometro in avanti. Forza ragazzi, che mancano 5 chilometri. Solo? Sì, sì, siamo arrivati. Non ci credo. 5 chilometri e siamo arrivati. Siamo giunti a Candelara. Naturalmente... Questa è la chiesa di Candelara, è una chiesa del 1700, naturalmente ristrutturata. Questo paese, Candelara, come si intuisce, prende il nome da Candele. Tutto questo perché? Perché la storia o la leggenda, che dir si voglia, risale ai tempi del 1700-1800, che nel momento in cui arrivava l'ora della preghiera, cosa succedeva? Che il parroco di questa chiesa saliva sul tetto della chiesa e accendeva molte candele per segnalare a tutti gli abitanti della zona della valle che era il momento di pregare. Poi chi voleva veniva in chiesa, chi voleva lo faceva da solo, e da lì il nome Candele, 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 Candelara. E questo è quello che, insomma, la leggenda tramanda. Poi qui in questo paese, un giorno all'anno, mi sembra nel mese di agosto-settembre, adesso non ricordo bene, diventa il paese più ecologico d'Italia, perché viene azzerata completamente l'energia elettrica e praticamente tutte le abitazioni per un giorno vanno con le candele. Sì. E ci sono delle manifestazioni, naturalmente, mercatini, eccetera. Però questa è una giornata ecologica che tutti gli anni, da tantissimi anni, viene fatta una volta all'anno. E questo è quanto di questa zona. Adesso, ripartendo, facciamo ancora 2 chilometri e poi arriveremo a Novilara, che è un castello da dove vedremo un pochino tutta la vallata del Metauro, arrivando fino a Fano e anche oltre. Sicuramente oggi vedremo anche Ancona e tutta la riviera del Conero. Ok, intanto via. Ci siamo. Stiamo tornando verso Pesaro, sul lungomare, per poi riprendere la panoramica e fermarci da Carlini a bere un bel bicchiere di frizzantino. Woo! Siamo arrivati alla tenuta Carlini, questo bellissimo e affascinante posto in mezzo al Parco San Bartolo, con un'atmosfera incredibile e una tranquillità fantastica. Salute ragazzi, qui abbiamo cominciato a bere, adesso vedremo. Grazie di avermi regalato queste due ore di libertà.
chiama strategia. Non lo dite a mio moglie, gli dite che ero disperato. Disperato e non vedevo l'ora di tornare a casa. Cicin! Avremo delle prove, eh!